Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi continuiamo a studiare la quarta giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto nel video precedente i due big match, è stata un'analisi anche abbastanza approfondita se consideriamo che abbiamo solo tre partite da poter analizzare, addirittura il Napoli solo due, però comunque erano partite che suscitavano determinate emozioni, determinate riflessioni. Il betting non è fatto solo di numeri, non è fatto solo di quote, non è fatto solo di statistiche, ma ovviamente anche di ragionamenti che per questo motivo mi spingono a dire di non affidarsi mai solamente a quello che ci dice un software. Non ci sarà mai un software, secondo me, che sarà in grado di ragionare come il nostro cervello. Quello che può fare un software, e spero di esserci riuscito e di riuscirci in futuro, è di aiutarci il più possibile a fare i corretti ragionamenti. Il Superfoglio, da questo punto di vista, le tantissime testimonianze ormai che ricevo mi fanno capire che sto andando nella giusta direzione. Sto andando nella giusta direzione, sono molto felice del lavoro che ho fatto, però io ho sempre un'idea in più, ho sempre una voglia in più, non mi basta mai quello che abbiamo fatto. Non so se hai visto le novità del Superfoglio, dell'aggiornamento attuale, se non l'hai visto ti consiglio di vederle, ma sto già lavorando ad altre novità. Voglio renderlo il software più completo che riesco a fare. Non mi interessa pensare io sono più bravo di quello, quello è scarso, quello non è capace, io sono me, non mi interessa. Mi interessa che quando uno apre il Superfoglio pensa, cavolo, c'ho tutto quello che mi serviva. E stiamo lavorando in tal senso. Quindi, fatta questa piccola premessa, ma sono molto entusiasta in questo momento dei risultati che stiamo ottenendo con la Formula 4, con le singole, veramente sono contento, quindi mi piace parlarne, non per vantarmi, ma proprio per ringraziare tutti quelli che mi hanno dato fiducia finora. Comunque, preambolo fin troppo lungo, ci vediamo la sigla e poi l'analisi della quarta giornata di campionato. Benissimo, eccoci di nuovo, libraccio di metodo Stats for Bets che tiriamo qui sotto. Allora, andiamo a vedere velocemente questa giornata perché già ho chiacchierato troppo, poi la gente si lamenta che i video sono lunghi e quant'altro. Allora, ti attivo la visualizzazione dello schermo così vedi anche tu quello che vedo io. E come al solito ti porto all'interno di OneFootball. OneFootball è un'app gratuita, trovi il link per scaricarla sotto nella descrizione. Abbiamo studiato già i due big match del pomeriggio del sabato, ci rimane comunque un interessante Sampdoria-Lazio, Crotone-Juventus interessante per l'assenza di Cristiano Ronaldo. Bologna-Sassuolo, Spezia-Fiorentina, Torino-Cagliari, Udinese-Parma, Roma-Benevento e Hellas-Verona-Genoa. Facciamo tutto in questo video, quindi saremo un po' sbrigativi su alcune partite, però cerchiamo di vedere qualche numerino interessante su ognuna di queste. Allora, Sampdoria-Lazio. La Lazio, ricordiamocelo, c'ha la Champions col Borussia Dortmund, quindi impegno particolarmente importante, e gli manca Immobile, quindi non mi affiderei troppo a quello che vedo qua sulla schermata perché l'ho già detto, solo tre partite generano range statistici, non possono essere considerati affidabili, quindi dobbiamo studiare un po' e capire un po' soprattutto i movimenti delle quote. Per esempio, la Lazio è in salita. Il book la apre a 1,90, adesso è arrivata a 2,20. La Samp in leggero calo da 3,75 a 3,30. È in calo l'over ed è in calo il gol. In effetti, la possibilità che la Sampdoria segni alla Lazio mi sembra una potenzialità valutabile, sia per le assenze che abbiamo detto in casa laziale. Quindi non mi giocherei il gol, andrei più sul gol della Sampdoria e infatti me lo accendo se mi dà
la possibilità di farlo, ok. Me lo accendo perché secondo me è un golletto della Samp, ci sta. Poi la Samp deve pure fare punti, Ranieri comunque sicuramente l'anno scorso l'ha salvata bene in casa, è una buona occasione per fare punti. Crotone Juventus, adesso sono veramente curioso di... Se hai visto il video precedente, quello sui due big match, di vedere se il ragionamento del bookmaker sull'assenza di Cristiano Ronaldo comporta un rialzo della quota. Questo sono veramente curioso di vederlo. Non dico nulla perché penso lo vedi anche tu sullo schermo. La Juve passa da 1,25 dell'apertura a 1,45. La quota è invitante e io penso che se uno vede la Juve a 1,45 è raro, cioè forse contro il Napoli, la Roma, la Lazio sta più su di 1,45, altrimenti sta sempre sotto l'1,45. E il calo del Crotone non è significativo, la quota cala tantissimo da 10 a 6,50. Secondo me questa partita è perfetta per quei ragionamenti che si fanno sul una quota cala significa che la squadra vince. Il Crotone non vince sta partita, secondo me, ok? E probabilmente manco la pareggio. Però vediamo che il bookmaker assegna un valore all'assenza di Cristiano Ronaldo e lo fa alzando la quota della Juventus a 1,25. D'altronde ti manca il bomber principale, il book reagisce in questo modo. Secondo me la Juve vince, cioè non ci voglio neanche pensare troppo. Secondo me la Juve vince nonostante tutto. Però quello che farei come ragionamento è quel minimo di gas, chiamiamolo così, in più da regalare al Crotone e quindi gol del Crotone. Io ormai ho messo 2, va bene così, però un gol del Crotone ci può stare. Ricordiamoci sempre che questi video vengono girati qualche giorno prima, un paio di giorni prima che la partita si giochi effettivamente, quindi in 2 giorni possono cambiare le quote, possono starci altri giocatori infortunati, coronavirus, i giocatori scappano come funghi, quindi veramente non sono da prendere i video e giocare quello che dico. Questi sono video dimostrativi, di studio, la partita per quello che mi riguarda, ovviamente per come io gioco, si studia il giorno stesso, qualche ora prima, non troppo prima, perché la quota può sempre cambiare ed è sempre importante, secondo me, guardare lo svolgimento della quota. Quindi questo per fare una chiusa. Bologna-Sassuolo. Questa è un'altra partita in cui mi piace, ne sono quasi sicuro che sia una buona quota, la quota del gol. Perché la Sassuolo è una squadra che segna e fa giocare, la Bologna, soprattutto in casa, Mihajlovic, se perdono, li spezza. Questo esito gol a questa quota qui mi sembra anche una buona singola, quindi questa qua la segno come singola, poi ovviamente la valuteremo domenica o quando giocano questi, sì, domenica, perciò per adesso così. Velocizziamo un po'. Fiorentina-Spezia, buona quota sulla Fiorentina, 1,67, over insomma, gol normale. Spezia che non ha fatto male, anche se viene da 2 sconfitte col Sassuolo e col Milan, però aveva fatto punti a Udine, non malvagio lo Spezia. Fiorentina invece che aveva iniziato bene, vittoria col Torino e poi strana sconfitta con la Juventus e questa sì, sorprendente sconfitta con la Samp, quindi Fiorentina in casa tra l'altro che deve fare qualcosina.
cioè deve reagire un po'. Secondo me in questa ci abbiamo un paio di gol. Mi immagino, come correttamente ci suggerisce il superfoglio, la X2, la quota sicuramente non sarà altissima perché era 1,67 il 2, quindi X2 non pagherà molto, però non è una partita da 2 secco, cioè lo Spezia non è così disperato e la Fiorentina non sta messa così bene. Diciamo che secondo me 2 gol sono più adatti. Mentre una partita che mi sarei aspettato a quote più invitanti sull'esito 1 era proprio questa del Torino. Io volevo dare del credito al Toro, vediamo perché. Al Torino, innanzitutto, 0 punti, ok, ha perso con la Fiorentina, ha perso con l'Atalanta. Con chi altro doveva giocare e perché non ha giocato? Con chi è stata rinviata la partita del Torino, scusami. Vediamo un attimo. Il Toro... Ah, col Genoa, quindi non è stata rinviata col Genoa. È un po' una rottura di palle tutti questi rinvii che ci saranno sicuramente, bisogna dirlo. Quindi vabbè, Torino viene da 2 sconfitte, messo malino. Cagliari non tanto meglio perché pareggia Sassuolo, poi perde in casa con la Lazio e ovviamente travolto all'Atalanta 5-2. Quindi è tosta. Beh, io volevo andare sul Torino con un 1 secco, ma ovviamente a queste quote non è facile immaginarlo, e allora mi copro con la 1x e va bene così. Non penso che il Cagliari vince a Torino, altrimenti Giampaolo lo salutiamo subito, diciamo Cairo va lì, gli ha detto ok, grazie, beh, arrivederci. Cioè Giampaolo ultimamente non gli dice benissimo, da quando è stato al Milan, insomma, deve un po' rientrare in carreggiata, diciamo così. Udinese e Parma. Il Parma è un'altra squadra che magari in questo momento non sta proprio in formissima, però pure Udinese ha perso con la Roma, ha perso con lo Spezia in maniera piuttosto clamorosa, prima vittoria della Spezia nella sua storia in Serie A, e ha perso col Verona. Mentre il Parma aveva perso col Napoli, perso male col Bologna, però si è ripresa vincendo 1-0 negli ultimissimi minuti col Verona. Stavo guardando le quote che erano improvvisamente schizzate verso la 1x. Vai a capire. Che c'ha il Parma? Non c'ha avuto casi particolari di coronavirus. No, questo per esempio è un abbassamento sull'Udinese che non so spiegare. Faccio fatica a spiegarlo. Addirittura 1,75 diventa quasi, scende un altro po', diventa quasi una partita in cui l'Udinese potrebbe essere giocata in singola. Però forse le 3 sconfitte consecutive, la necessità di fare punti dell'Udinese, io diciamo in questo caso assecondiamo, ok? Facciamo una cosa che solitamente non mi piace fare, ossia seguire il calo di quota. Però questo è un calo di quota anomalo, perché parliamo di 2 squadre che ne hanno vinta una in 6 partite. Quindi diciamo che una scommessa ragionata sarebbe 1x, senza troppi dubbi. Però proviamo a dare credito a questa Udinese e ci mettiamo la bombetta sull'esito 1. Allora, qua la Roma 1,30, 1,33, sale di pochissimo. Allora, qui la sottofrequenza statistica, beh, io l'ho già detto varie volte, ma lo ripeto, sono statistiche di 3 partite solamente, quindi lasciano il tempo che trovano. La sottofrequenza statistica di una partita di questo genere, se l'avessimo trovata, non so, alla 12ª giornata di campionato, sarebbe stata super interessante. Perché con questo range statistico qui, quindi 37, 27, 34, con questa forbice statistica, e con queste quote 1,33, 5,50, 8,50, si verifica
come sottofrequenza statistica una rilevanza sulla X2, quindi praticamente una quota talmente favorita sulla Roma che ci racconta però che i risultati precedenti con caratteristiche simili si verifica in maniera ovviamente rischiosa la X2. Molto interessante. Su tre partite solo disputate lascia il tempo che trova. Quindi io questa qui la accendo in favore della Roma senza esiti, cioè senza neanche col Benevento in casa, se non vinci datte fuoco, quindi va benissimo così. E poi vediamo Hellas Verona Genoa. Di questa non abbiamo ancora le quote, evidentemente probabilmente non si sa neanche se si gioca, nel senso non la stanno quotando forse perché non sappiamo la rosa del Genoa, non lo so, non riesco a immaginarlo. Questo delle quote in assenza è un problema che potrei anche avere semplicemente io con il superfoglio in questo momento, magari si deve aggiornare il sistema e me le renderà visibili tra qualche ora. In questo momento non la so immaginare la ragione, però facciamo un ragionamento senza affidarci alle quote. Il Genoa ha veramente tanti assenti. Se andiamo a vedere le formazioni possibili del Genoa, abbiamo più volte sentito anche i dirigenti del Genoa dire che si sarebbero presentati a Verona con i giocatori dell'Under, Under 23, Under 21, perché ne mancano troppi, ancora 10 giocatori con positività al coronavirus, quindi cioè semi falsata la cosa. Il Genoa o la gioca con le riserve, quindi con l'Under 21, oppure la perde a tavolino, perché puoi rinviarne per coronavirus, se ho capito bene, una. Quindi quella col Torino si è potuta rinviare perché ce n'erano tanti influenzati, diciamo così, tanti contagiati. Da quella dopo in poi perdi 3-0, quindi devi scendere in campo. E allora, se ci sarà una quota sul Verona, io mi accendo la vittoria del Verona, perché non so veramente chi va in campo del Genoa e in che condizioni va in campo il Genoa, non so come si stanno allenando. Quindi magari l'assenza delle quote è dettata da questo. In questo momento anche i book staranno traccheggiando, aspettando di vedere quello che succede, ma comunque questa qui, indipendentemente, proverei il rischio dell'uno secco, perché la formazione del Genoa in questo momento risulta assolutamente un'incognita. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.